Questo è stato un buon test, piano piano migliora la condizione di tutti e ci avviciniamo ad una tappa importante come la Coppa Italia contro la Roma. Cerchiamo di lavorare giorno per giorno per migliorare la nostra condizione, sembra che va tutto bene per il momento, quindi siamo contenti così. Giorgio, oggi il mister ti ha schierato come vice Burrai, diciamo, come regista centrocampo, come ti trovi in questo ruolo e se questa è la posizione in cui ti piacerebbe giocare in questa roba. Sì, io sono contento se gioco. No, a parte questo, sono a disposizione dell'allenatore, del mister, ma soprattutto dei compagni. Poi giocare o non giocare dipende sempre da tante situazioni. L'importante è dare sempre il meglio di se stesso per la squadra, per far sì che tutto giri nel verso giusto. Senti, un lungo periodo di prova, poi insomma fino all'ultimo sei di questa squadra. Sì, onestamente non mi sono mai sentito in prova, dico la verità, perché mi sono sempre sentito già dal primo giorno parte di questo gruppo, sono stato accolto benissimo, un gruppo fantastico, giovani, vecchi e quant'altro, quindi sono contentissimo di essere qui e cercherò di dare il massimo. Sei uno dei senatori di questo gruppo, insieme a Daniele Portanova, insieme a Bonazzoli, qualche responsabilità in più? Sempre, dalle responsabilità io fin da quando gioco a calcio ce l'ho sempre avute e quindi non mi tiro indietro per il bene della squadra e della società, dell'allenatore. Sono qui per far bene. Ecco, ma com'è avvenuto il contatto con Siena? Io devo tutto a mio fratello che è Daniele Portanova. Noi siamo cresciuti insieme. Cioè lui è cresciuto un po' di più, io sono rimasto un po' meno. Però no, è grazie a lui che sono qui. Senti, la tua carriera, insomma, se la guardiamo, tante presenze in Serie B, anche in C1 e poi nell'ultima parte invece più dilettantismo. Sì, la mia carriera sì, parla da sola, però per me conta il presente. Quindi, ripeto, sono qui per dare il meglio di me per il bene del Siena.